attraversando sul barchino la laguna di Orbetello. Oggi si apre il viadotto Il Ritiro, un'opera imponente di 900 metri di lunghezza, un'opera costata 60 milioni, dopodiché tra due giorni verrà riaperta la galleria e giorno 9 verrà riaperta entrambe le carreggiate dall'altro senso di marcia, quindi il sistema Ritiro sarà completato dopo 27 anni di attesa. In questi primi 20 mesi il governo Schifani è stato in prima linea per il monitoraggio dei centinaia cantieri in Sicilia, in primis sulla Palermo-Catania, dove lo stesso Presidente della Regione Renato Schifani è commissario di governo e dove i frutti del suo controllo si stanno vedendo quotidianamente. E lo stesso stiamo praticando sulla Palermo-Agrigento, opera che ci siamo presi l'impegno di inaugurare o comunque aprire e chiudere tutti i cantieri già a dicembre di quest'anno. E oggi siamo anche su Viadotto Ritiro, un'opera che comunque doveva essere aperta qualche mese fa e comunque c'è stata un'accelerazione negli ultimi mesi per dare la possibilità ai tanti fruitori di questa infrastruttura di poterne godere già prima dell'inizio della settimana di Ferragosto. Oggi vogliamo ricordare anche i numerosi morti nei cantieri, non soltanto siciliani ma di tutto il mondo. E proprio nel 2021 c'è stato un operaio che ha perso la vita durante la costruzione di questo imponente viadotto che si chiama Salvatore Rada. A lui va un nostro pensiero, lui e i familiari, a tutti coloro che escono ogni giorno per far sì che le infrastrutture possano andare avanti e rischiano anche la vita. La Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania la misura cautelare della custodia in carcere per il 31enne Fusto Mirko Natale. Le sostanze investigative hanno fatto luce sulle condotte dell'indagato, il quale tra gennaio e maggio avrebbe effettuato delle rapine a distributori di carburanti ed esercizi commerciali. Dopo aver commesso le 9 rapine nel comprensorio paternese, tutte con un bottino medio di circa 400 euro, l'indagato si sarebbe poi spostato nelle zone di Gravina di Catania e Catania, dove avrebbe commesso ulteriori 2 rapine rispettivamente un distributore di benzina e una gioielleria, in questa circostanza riuscendo ad impossessarsi di oltre 100.000 euro in gioielli con dinamiche d'azione pressoché identiche tra loro. Grazie agli elementi acquisiti dai carabinieri di Paternò, che sono riusciti a dimostrare la presenza dell'indagato sui luoghi di commissione dei reati, questa autorità giudiziaria ha ritenuto opportuno richiedere ed ottenere la misura della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Catania e Piazza Lanza. Oggi nella caserma Vincenzo Mazzarella della Guardia di Finanza di Palermo, alla presenza del comandante provinciale generale Domenico Napolitano e di una forte rappresentanza di ufficiali e militari appartenenti ai reparti alla sede, si è svolta la cerimonia di cessazione e assunzione delle cariche del comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, del colonnello Gianluca Angelini e colonnello Carlo Pappalardo. Il colonnello Angelini, al termine di 5 anni di servizio al vertice del nucleo PEF, si accinge ad assumere il prestigioso incarico di comandante provinciale di Parma. In tale occasione ha espresso gratitudine ai finanzieri di ogni ordine e grado per gli eccezionali risultati di servizio conseguiti in questo periodo, esprimendo loro sentimenti di stima e sincero affetto, nonché ha formulato sentiti auguri al comandante SPEF Carlo Pappalardo per il delicato incarico che si appresta ad assumere. Il colonnello Carlo Pappalardo è nato a Napoli il 24 aprile del 1979 e coniugato, ha 2 figli e proviene dal comando generale dove ha prestato servizio per 5 anni.
Nel corso della sua carriera è stato assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, dove si è occupato prevalentemente di inchieste per reati contro la pubblica amministrazione. Altresì ricoperto l'incarico di comandante della compagnia di Sesto San Giovanni, di comandante del nucleo operativo di Bologna e prima ancora di comandante della tenenza di Imola. Titolato a corso superiore di Polizia Economico-Finanziaria e laureato in giurisprudenza, economia e management. Uno spacciatore catanese 22enne incensurato è stato arrestato in flagranza dei carabinieri della stazione di Cicastello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, mentre stavano perlustrando il territorio, hanno notato la presenza a margine della carreggiata di due giovani in sella ad un Honda SH, che al loro passaggio si sono scambiati un veloce e sospetto sguardo d'intesa. Tanto è bastato per indurre i carabinieri a effettuare un controllo sui due ragazzi, compreso cosa stesse accadendo. Mentre la pattuglia si sta avvicinando, hanno letteralmente scaraventato lo scooter sulla fiancata del mezzo per cercare di scappare a gambe levate. Immediato l'inseguimento a piedi che ha permesso di bloccare dopo diverse decine di metri il 22enne in via Spagnola, nonché di recuperare un borsello lanciato via dai malviventi durante la fuga. In quei concitati momenti il ragazzo, nonostante fosse ormai stato preso, ha inutilmente tentato di divincolarsi dalla presa del militare, venendo comunque messo in sicurezza dopo non poche resistenze. All'interno di quel marsupio i carabinieri hanno trovato oltre una decina di dosi di marijuana singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, la somma di 100 euro ritenuta provento dello spaccio, nonché un telefono cellulare privo di scheda SIM. Il 22enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Jellyfish are becoming nuisance for many areas. For example, the rate of stinging is increasing. We have to protect infrastructures in coastal areas to not have jellyfish inside that production line. Jellyfish and jellyfish blooms are only a symptom of a disturbed system. However, the problem is rooted somewhere else. Once we think of get rid of jellyfish blooms or solve a problem, we have to understand what is the problem from. So it's eutrophication, overfishing, climate warming that might be solved to get rid of the problem. And once there is a guidelines to know how to get rid of them, then we can utilize that amount of biomass for something good for us, which comes back to the society. There are examples from East Asia where interest into jellyfish as food is huge. We should also look at their abilities in anti-inflammatory material that might be extracted from jellyfish or anti-cancer immune-related biochemicals that definitely exist in jellyfish but were pretty much neglected in the past. But with that, I have to also say that we should not do the same mistakes when we started utilizing biological material and not taking care of the population. Otherwise, we will come to a problem again to deplete the entire ecosystem because jellyfish resource is available. Le previsioni meteo in Sicilia. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 38 gradi, valori notturni tropicali lungo le coste. Messina mare da calmo a poco mosso, Agrigento mare calmo, Catania mare poco mosso, Ragusa mare calmo, Siracusa mare da calmo a poco mosso, Trapani mare poco mosso, Palermo mare da poco mosso a mosso, Caltanissetta mare da poco mosso a mosso.